mettetevi comodi. State per ascoltare le trasmissioni dell'International Festival and Music Conference promosse da Puglia Sounds. Taranto, 16-19 giugno, Bari, 13-15 luglio 2022. Incontri con gli artisti, Musicarium, Music Factory, Pro, Sync Lab, One to One, mostre, video e videomapping. Tutto quello che succede, mentre succede. Questa è Radio Medimex. Radio Medimex 2022. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí. Thank you.
Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Medimex, in voce Michele Casella. Oggi, come stiamo realizzando appunto in queste giornate Medimex, tra la data di Taranto e quella di Bari, stiamo realizzando dei podcast con gli artisti che sono stati selezionati e che trovano il sostegno di Puglia Sounds nelle loro produzioni. Oggi abbiamo un'artista che è arrivata, nonostante lei abbia già una carriera alle spalle abbastanza importante, al suo album di esordio. Sarita, sei in diretta con noi, ciao. Ciao, ciao Michele, ciao a tutti. E il suo disco, che si intitola A Flor de Piel, esce il 1° luglio per le Vele Egea Records, un disco non troppo distante, anche se non è italiano, diciamo nelle sue corde, ecco, emozionali, ma ha comunque un forte rapporto con la nostra terra e con i sud del mondo. A Flor de Piel, dunque, è il debut album di Sarita, che è un'artista pugliese, ma fondamentalmente le sue origini sono anche argentine. Adesso ci faremo raccontare proprio da lei qual è stato il suo percorso e come è arrivata poi a questo primo album, un album cristallino, appassionato per molti versi, multiforme, una sorta di rivelazione per la composizione d'autore e naturalmente per la world music. Sarita, iniziamo proprio da questa definizione, no? L'indagine che hai cercato di fare nella musica d'autore popolare dei sud del mondo. Sì, esatto, Michele. Allora, questi brani inseriti nel disco sono proprio una raccolta, insomma, tra le musiche, come tu dici, del sud del mondo. Abbiamo fatto questa scelta così molto delicata, mi verrebbe da dire, dei brani, insomma, di diversi paesi del sud del mondo. Ci sono dei brani di compositori argentini, altri brani, insomma, di compositori messicani, cubani, ci sono delle cose anche della tradizione spagnola. Insomma, è stata fatta proprio una cernita, no? di questi brani, che un po' tutti seguono questo filo rosso, così, che rilega in questa componente così di delicatezza, di intimità. Ecco, quindi abbiamo fatto una scelta di questo tipo. Sono i brani che più amo cantare, quindi ho voluto, proprio per il mio primo disco, fare una scelta di questo tipo. Infatti siamo molto, molto felici di aver potuto fare questo, di aver poi registrato quello che più ci piace, ecco, suonare anche nei live. Senti, sud per te significa anche in qualche modo una proiezione sul Mediterraneo. Esatto, infatti in ogni brano un po' raccoglie, no? questa forma di sentire che ci lega, no? Che lega un po' tutti i sud del mondo. Io ho questa dualità, no? Anche nella forma di sentire, essendo pugliese e poi di mamma argentina, e quindi ho voluto proprio fare, no? questa scelta che ci lega moltissimo, appunto, proprio nel modo di sentire, di anche di cantare, di esprimerci, no? In qualità di musicisti allo stesso modo. Certo, tu poi vivi in Puglia ormai da tempo, anzi sei tu, sì. sei pugliese, io, diciamo. Al io 100%. Sono pugliese, di nascita, esatto. Però i tuoi natali comunque sono legati all'Argentina, giusto? Sì, esatto, mia mamma è argentina. Io sono nata in Puglia, vivo in Puglia, però poi con l'Argentina ho un legame molto forte, perché l'ho vissuta in prima persona, ma anche poi artisticamente, perché poi ho sempre scelto quel tipo di musica lì, che tanto, certo, insomma, mi lega alla mia seconda terra. Ecco. E questo soprattutto dal punto di vista vocale ti ha formato, perché l'interesse, esatto, per la lingua e per il modo, appunto, le modalità espressive che ti consentono anche le altre lingue, si sente naturalmente molto in questo album d'esordio, ma anche in quello che hai già realizzato. Esatto, io la lingua, insomma, spagnola l'ho sempre praticata, perché mia mamma è sempre stata molto attenta a volermi trasmettere la sua terra, le sue origini e la sua lingua, appunto, per poter poi comunicare con tutti gli altri ogni volta quando viaggiavamo, andavamo lì. E poi col tempo io, anche da molto giovane, mi sono subito connessa con la musica argentina, con il tango. Io ho una
come dire, una passione molto grande per il tango, e quindi ho iniziato a cantarlo a 14 anni, ho continuato, poi ho potuto esplorare, ecco, diverse musiche, diverse tradizioni, non solo legate all'Argentina, ma appunto proprio alla musica sudamericana, e quindi è sempre stata molto presente e centrale in tutti i miei progetti. E questo, insomma, questa è stata una bella occasione per poter, ecco, dar luce al mio percorso proprio artistico, no? Las noches no más se le iba en puro llorar, y dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía. Tanto, tanto sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Gemía. Ay, 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 lloraba de pasión mortal, mortal, moría. De par en par, y juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Dato che parli di tango,
Per l'Italia, ma anche per il resto del mondo, a parte l'Argentina, il tango è diciamo, una parte immaginifica, no? Dell'Argentina, è un mondo che però naturalmente conosciamo solo per vie traverse, magari anche non del tutto corrette. Tu invece ti sei dedicata per anni, no? Al tango. Che cosa significa per te tango? Che cosa significa portarlo poi in una terra come quella pugliese, dove naturalmente è percepito come qualcosa, in un certo senso, di traslato, no? Esatto, allora il tango io sempre dico che è proprio una forma di sentire, il tango è proprio la forma in cui uno percepisce le cose, poi c'è un mondo veramente tanto interessante, noi siamo tanto legati, soprattutto la Puglia è tanto legata al tango, dico una cosa anche che, come dire, è conosciuta perché moltissimi, come sappiamo, artisti, ma argentini in realtà poi avevano radici italiane, soprattutto pugliesi, adesso dico il nome tanto conosciuto. Appunto quello di Piazzolla che aveva, no? Tutte le sue radici a Trani, per cui è una musica che in realtà ha avuto un'evoluzione poi in Argentina e ha raccolto un modo di pensare, di sentire tipico di quella terra, che però ha fortemente le sue origini in Puglia e in Italia in generale. Quindi in realtà ogni volta che io posso cantare tango qui in Italia, la percezione del pubblico è tanto forte perché c'è questa connessione sottile che arriva anche se non si conosce bene la storia, però c'è questa cosa, questa connessione che il pubblico percepisce, per cui è sempre una gioia poterlo cantare qui in Italia. E poi il tango È però in Italia è molto forte. percepito in maniera quasi esclusivamente legata alla sensualità, mentre forse, Esatto. ma quanto c'è di vero in questo? Ma c'è una grande componente di sensualità nel tango, però io poi dipende ognuno come insomma vive, no? C'è una grande libertà di interpretazione, però c'è una grande componente nostalgica nel tango, no? Perché Certo. quasi sempre nei testi, una cosa ecco, che magari si conosce meno sono proprio i testi del tango, che quasi tutti sono appunto legati a una forma di malinconia, di tristezza, di amore. A volte è frustrato, l'amore è così ormai è perso, no? Nel tempo così. Quindi c'è questa grande forma di malinconia, e una malinconia che però è poi vitale. Io dico sempre questa cosa, no? Che non è, il tango non è triste, ha questa malinconia vitale, questo sentimento che è Una sempre saudade molto. argentina, diciamo. Esatto. Senti, ma Sì, tu sì. balli anche il tango? Purtroppo questa è una cosa che mi chiedono ogni volta che io dico io canto tango. Io purtroppo il tango non lo ballo, però è una cosa che vorrei tanto fare. Infatti è nei miei programmi futuri perché non posso non cantare, ecco, non posso non ballare cantandolo. Quindi questa è una cosa che dovrò fare prima o poi. Senti, a Adesso poi proposito, quest'anno, sì. sì, No, 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 scusami. vai, vai, quest'anno. No, dico, quest'anno canterò al Festival Internazionale di Tango di Trani e dico questo per collegarmi a quello che dicevi, no? Del tango come percepito in maniera così forte e presente in Puglia, no? Perché a Trani, proprio per celebrare, ecco, la connessione con Piazzolla, ogni anno si presenta questo festival molto bello in cui ci sono tanti artisti italiani e argentini e quindi c'è una grande risposta, no, da parte del pubblico. E quindi quest'anno ho il piacere di ritornare a Trani e questo è molto bello, no? Perché si crea ancora di più questo forte legame tra le due terre. Thank you.
que la distancia es el olvido. Pero yo no concibo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a buscar otros mares de locura. Cuida que no naufragues tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. La distancia es el olvido, pero yo no consigo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a buscar otros mares de locura. Cuida que no naufragues tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Tu naturalmente sei un interprete, la tua voce, sì. Ma già in questa intervista lo caratterizza. Canti tanto l'amore e sì. come è scritto poi anche i naufragi dell'anima. Esatto. Quali sono i temi che poi hai scelto, no, attraverso i brani per quest'album? Allora, i temi scelti, i temi che poi sono presenti, insomma, in tutti i brani, effettivamente sono molto, molto legati all'amore, alla forma proprio di sentire l'amore in modo molto intimo, molto delicato. In quasi tutti i brani è presente, in diverse forme, però posso dire che effettivamente l'amore è il tema principale. E anche poi l'espressione a fleur de piel mi è sempre piaciuta molto, perché è proprio un modo per dire come, no, l'amore può essere percepito, l'amore in tutte le sue forme, no? Così a fior di pelle, no? Però effettivamente sì, adesso che penso a questa cosa, ogni brano adesso lo ripercorro ed è presente in tutte le sue forme. L'amore ormai perso, l'amore presente, l'amore così desiderato, però sì, sì, si può dire che è il tema principale in, sì. ogni, in Senti, ogni brano. Tu parlavi, appunto, citavi Piazzolla, però l'altro sì. nome probabilmente tra i tanti di cui si dovrebbe parlare per questo disco è anche Caetano Veloso.
Esatto. Caetano Veloso è un artista al quale io sono molto legata e lui ha questa meravigliosa capacità, come tutti, insomma, i grandi artisti, proprio di dare sempre un'interpretazione, un tocco speciale che rende ogni brano a volte anche più bello, no? Degli originali, insomma. Io nel mio percorso così artistico ho scoperto alcuni brani grazie all'interpretazione di Caetano Veloso. Parlo come brani tipo, per esempio, La Barca o un brano che è tanto conosciuto grazie all'interpretazione di Caetano Veloso in quel film di Almodóvar, che è Cucurucucù Paloma, che è veramente meravigliosa questa interpretazione che lui fa con un quartetto d'archi. E devo dire che alcuni brani io li ho scoperti proprio grazie alla sua meravigliosa arte, e ho voluto poi inserirli e proprio registrarli in un disco, perché sono brani che ogni volta sento, no, durante i live che il pubblico accoglie con tanto amore, quindi ho voluto dare anche una personale interpretazione. Quindi sì, Caetano Veloso è uno di quegli artisti che proprio cambiano il modo di sentire la musica e i brani. Sé que tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. No sé que tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Azul celeste, hermoso huipil llevaba llorón, era virgen te creí. Hermoso huipil llevaba llorón, era virgen te creí. Negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, ay de mí, ay de mí. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte nunca, aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte nunca, llorona, ay de mí, ay de mí, llorona. Naturalmente in questo disco tu non sei da sola, assieme a te c'è la chitarra classica di Sì. Giuseppe De Trizio,
c'è la chitarra Sì. elettrica, la chitarra portoghese, l'armonium di Adolfo La Volpe e le percussioni di Francesco De Palma. Che tipo di Sì. sodalizio hai creato con loro, in particolare con Giuseppe De Tirizio, con cui insomma c'è una collaborazione già da parecchio tempo? Sì, per me l'incontro con questi artisti è stato davvero un incontro fortunato. Io, come dicevamo, da tempo avevo proprio scelto dei brani, è proprio un repertorio che tanto mi rappresenta e quindi l'avevo sperimentato in diverse forme. Poi ho incontrato Giuseppe che ha accolto questo progetto con grande entusiasmo e lui ha proprio voluto registrare, ha voluto come dire, proprio mettere le basi per creare un progetto molto solido e ci siamo incontrati quindi non solo nell'amore per questo repertorio, ma proprio nella volontà di costruire qualcosa insieme. E quindi davvero quello con Giuseppe è un incontro bellissimo e lui mi ha poi, come dire, introdotto nei suoi mondi musicali, quindi ho avuto la possibilità di conoscere Adolfo e Francesco e veramente questa è stata una cosa molto bella perché ogni volta sento che c'è una bellissima connessione e soprattutto ecco durante i concerti. Poi il disco è proprio molto fedele a quello che accade durante i concerti, questa è una cosa bella. Il disco è proprio intimo e essenziale così come lo sono poi i concerti. Quindi per me è davvero, davvero un privilegio perché non è semplice spesso, no? Condividere la Certo. stessa idea musicale. E poi ci sono degli ospiti meravigliosi nel disco e sono molto anche contenta, ecco, Infatti della loro mi hai presenza. proprio anticipato perché c'è Sì. Mirko Signorile naturalmente al pianoforte, sax e Sì. flauto Paolo Pace e la fisarmonica di un altro bravissimo interprete, secondo me Sì. davvero straordinario, Giovanni Sì. Chiapparino, no? Giovanni. Tra Anche con. l'altro per me è un grande piacere, ecco, perché Giovanni, è stato uno dei primi musicisti con i quali io ho cantato, avevo 15 anni la prima volta, quindi per me è una grande gioia ritrovare Giovanni, anche Mirko, perché anche con Mirko l'ho incontrato, insomma, ai miei 18 anni. Mi piace ricordare l'età perché dico, sono passati già un po' di anni, è bello, ecco, trovarsi poi nel tempo e condividere appunto un progetto così importante per me. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, para decirte sí a veces y para gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Ecco, ma loro,
appunto, come li hai scelti e perché per determinati brani, no? Signorile, l'hai scelto proprio per tre brani, La Barca, tra l'altro. Perché loro? Che cosa ti ha colpito? Perché li hai selezionati per quei brani specifici? Perché allora con Mirko, come ti dicevo, Mirko l'ho incontrato, ecco, in un momento proprio di svolta musicale per me, proprio di gusto. E quindi c'erano alcuni brani che già avevamo interpretato in un altro progetto insieme, però avevo proprio pensato che la sensibilità di Mirko sarebbe stata perfetta per questi brani di Bola De Nieve, perché Mirko è presente in Ay Amor, che è un brano delicatissimo di questo pianista cubano, Bola de Nieve. Poi c'è La Barca, che è questo brano di Roberto Cantorale, questo compositore messicano. E quindi ho proprio immaginato, insieme con Giuseppe, abbiamo immaginato che il pianoforte lì sarebbe stato veramente, avrebbe dato quella carezza delicata a questi brani bellissimi. E in un altro brano tradizionale catalano, lì abbiamo proprio immaginato che la capacità, ecco, così versatile di Mirko, no? E sarebbe stata perfetta per quel brano. E poi c'è Giovanni nell'ultimo brano che abbiamo registrato, che è Alfonsina y el Mar, e abbiamo proprio immaginato insieme la fisarmonica, abbiamo detto è perfetta per questo brano qui. Quindi, insomma, hanno aggiunto dei colori fondamentali Sì. Appunto, per questi brani. poi musicalmente il disco non è semplicemente definibile world, c'è jazz, c'è ovviamente tanta canzone d'autore, ci sono le inflessioni della world music, ci sono timbri, no, abbastanza diversificati tra di loro per un genere che si può anche definire un po' di frontiera. Tu, che cosa ascolti e che tipo di imprinting volevi dare a questo primo album dal punto di vista, dei generi? Esatto, io volevo un po' in questo brano condividere quello che è stato il mio percorso fino ad ora. Io ho sempre ascoltato molta musica sudamericana, e quindi la scelta ovviamente è legata appunto ai miei ascolti. Poi il tango, perché là c'è un brano, c'è un tango. Ecco, non ho voluto inserire il tango come elemento principale, però c'è questo Naranjo en Flor, no? Che è un tango che per me è molto importante, perché è stato quello che un po' mi ha introdotta al mondo appunto del genere, no? Del tango, e quindi l'ho voluto inserire. E poi gli ascolti jazz, gli studi jazz che io ho fatto, ho voluto anche che fossero presenti appunto nella forma di sentire, quindi non essere pienamente legati alla tradizione sudamericana o al tango, ma dare interpretazione nuova. E quindi per questo primo disco ho proprio voluto raccogliere tutto quello che ho ascoltato, che ho fatto in questi anni e che ho portato poi in scena, e ho voluto registrarlo. Era más blanda che l'acqua blanda, era más fresca che il rio. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que
che si escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Stato il passato per una ragazza, no, che vuole approcciarsi, tra l'altro in Puglia, che ci sono, no, sì, elementi molto positivi, per esempio le politiche che vengono, sì, realizzate nella nostra regione, di sostegno poi alla filiera culturale, in particolare a quella musicale, però si sconta anche un po' la distanza da città che dal punto di vista del music business, definiamolo così, sono importanti, sì, Milano, Roma, Bologna, per non parlare di quello che succede più a nord. Che, sì, come ti sei avvicinata alla musica, come ha funzionato poi questa formazione che ti ha portato al debut album? Sì, io come dicevo prima, ho proprio voluto mettere su carta, mi verrebbe da dire, però ecco, registrare quello che è un lavoro che si porta avanti da diversi anni, perché io ho iniziato a cantare da molto giovane e sempre cambiando, come dire, formazioni, cambiando anche un po', no, il repertorio, però andando in una direzione sempre molto chiara per me, che è questa qui. E quindi è quello che ho sempre notato in questo tempo, e che è comunque la percezione da parte del pubblico, insomma, di tutti quelli che comunque hanno ascoltato, è sempre stata positiva, no, per il genere. Comunque senti, no, quando c'è una risposta da parte del pubblico, quando quello anche che non si conosce bene viene accolto positivamente. Quindi coraggiosamente ho detto: registriamolo, no? Proponiamolo, anche se non è una cosa, ecco, sicuramente semplice poi, no, da diffondere, magari pensando a grandi numeri, però è una cosa nella quale io ho sempre creduto e mi sono sempre sentita molto fedele e molto credibile, perché è proprio una scelta che ho sempre fatto con grande amore. Quindi ho pensato, perché non proporla anche dal punto di vista discografico. Quindi l'ho fatto senza neanche pensare troppo, l'ho fatto come una naturale conseguenza di lavoro portato avanti per anni. Quindi ho sentito che era arrivato il momento ormai di proporlo anche in una forma, appunto, discografica. Ecco. E naturalmente in questo album, che è il tuo primo disco, però c'è tanta memoria, sì, storica. E sì, quanto serve, secondo te, guardare indietro al passato della grande musica internazionale per comprendere meglio e interpretare il suono contemporaneo? Ah, questo è, io penso che sia assolutamente fondamentale. Penso che costantemente c'è uno sguardo al passato, no? Anche tutto quello che accade, no, adesso in questo tempo contemporaneo è frutto comunque di una connessione, di uno sguardo al passato, a volte non in forma proprio consapevole, però è inevitabile, insomma. Ed è interessante vedere come attualmente ci sono tantissime nuove forme molto interessanti, no? Soprattutto anche io pensavo adesso, mentre dico questo, agli artisti presenti nel nostro territorio, che veramente propongono delle cose molto interessanti, ma che hanno spesso una grande connessione con una grande tradizione che noi abbiamo, non solo nazionale, ma comunque i nostri grandi, insomma, artisti del passato, che hanno una connessione sempre presente con il nostro territorio. Quindi credo che sia comunque inevitabile, anche se spesso magari non consapevole, però siamo, insomma, il frutto di quello che abbiamo ascoltato, che abbiamo vissuto, e è appunto inevitabile questo. E poi si parla tanto, cioè nel tuo disco è caratterizzato, no, molto da un senso onirico, di sogno. Quanto è importante anche per te il sogno? Ah, tratti un argomento, ecco, importantissimo. Certo, il sogno è, come dire, è lo stato attuale, lo stato contemporaneo nel quale io vivo costantemente. Vivo un po' in un mondo protetto, ecco, no? Un po' così, costantemente sospeso, ecco, nei pensieri e nel sogno. Quindi assolutamente, anche l'idea stessa, no, di fare questo
di fare musica, no? Credo che tutti i musicisti vivano un po', tutti gli artisti vivano un po' in questo mondo un po' protetto e sognante, quindi assolutamente presente e concreto, direi. Certo. Assolutamente. Anche del, diciamo, tu sei fondamentalmente un interprete, no? In questo disco, sì, in particolare, ma la composizione, ecco, con questa, hai pensato a questa doppia? Sì, io ho, scrivo insomma diversi, soprattutto testi, ecco, altre musiche che non ho mai avuto l'opportunità di sperimentare, ecco, ancora. Però è una componente presente che adesso sarà sicuramente il prossimo passo, no? Quello di poter esporsi anche nel mondo della composizione. E ti dico, questo è sicuramente il passo successivo. Prima volevo, ecco, ufficialmente presentarmi così, con quella che è
quello che è stato tutto il mio percorso. Poi sicuramente il prossimo passo sarà quello proprio di dare luce ecco, ai pensieri maturati in tutti questi anni che ci sono, eh. Ce ne sono diversi, però ecco, devono seguire ecco, questa prima presentazione. Certo, e quindi fondamentalmente il disco esce proprio in questi giorni, ma tu Sì. stai pensando già al seguito? Ah, sempre, sempre. Noi siamo sempre, l'altro giorno anche ne parlavamo con Giuseppe, no? Siamo sempre coi pensieri che vanno oltre. Sì, siamo già attivi da questo punto di vista. Però adesso voglio dedicare tutte le mie energie, ecco, ancora a questo disco e insomma a Beh, tutto quello che verrà, certo. No, ma mi interessa assolutamente. sapere se i sud del mondo saranno comunque sempre presenti. Ah, sempre, questo è proprio inevitabile. Questo è inevitabile perché, come dicevo prima, è proprio una forma tanto, tanto forte di sentire. Io vivo in prima persona, ho vissuto proprio in prima persona alcune dinamiche che inevitabilmente mi legano ai sud del mondo, alla forma proprio di vivere le cose, quindi credo che questa sarà una caratteristica sempre presente, non solo nella scrittura delle cose, ma proprio nell'interpretazione, no? Questo è così, e non è una scelta, è proprio una caratteristica, quindi assolutamente. Il disco, lo ricordo, si intitola appunto A Flor de Piel, esce Sì. per le vele Egea ed è sostenuto da Puglia Sounds con Puglia Sounds Record, che è appunto l'azione che l'ente poi realizza selezionando gli album che sono meritevoli e che soprattutto hanno un grosso potenziale per arrivare fuori dalla regione, fuori dalla nazione. Una degli asset poi di Puglia Sounds è proprio quello legato all'internazionalizzazione. Volevo sapere da te che cosa ne pensi poi delle politiche che, soprattutto in Puglia, ma un po' si stanno espandendo anche in tutta Italia, appunto di sostegno alla filiera Sì. regionale e quanto pensi che possano essere utili, soprattutto dopo questo biennio, dove la pandemia ha letteralmente mortificato l'intera filiera, l'intero settore. Sì, io penso che, come tu hai detto, sono stati periodi veramente molto, molto complicati, ma in generale la realtà di Puglia Sound è davvero una realtà splendida che sostiene agli artisti da ormai diverso tempo e siamo davvero in qualità, insomma, di artisti pugliesi molto fortunati a essere sostenuti da realtà appunto come Puglia Sound, che davvero dà la possibilità ad artisti di diversa caratura, di diversa estrazione, no? E anche gusto di potersi esprimere. Questa è una cosa veramente meravigliosa. Meravigliosa. Io da anni seguo le attività di Puglia Sound e vedo che ci sono davvero artisti splendidi che grazie a questi sostegni riescono ecco, a esprimersi ancora di più perché come dire, una realtà di questo tipo ti permette di sperimentare anche diverse cose che magari in un altro momento non avresti potuto fare. E quindi c'è tanta gratitudine da parte di tutti gli artisti e veramente è notevole, notevole il lavoro che viene portato avanti da, ripeto, ormai diverso tempo. Zamora dándole combate a un río,
Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la cara fina, hijo, pa' matar este gavilán que no me deja de allí. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Pandemia, tu come l'hai vissuta e soprattutto come stai vivendo questo ritorno ai live? Puglia Sounds, tra l'altro, ha un po' aperto in questo 2022 sì. Una stagione estiva che si promette esaltante per un territorio come quello pugliese, dove i festival sono tantissimi, per fortuna le presenze anche di artisti nazionali e internazionali di grande calibro, ma anche più di nicchia, indipendenti, sono veramente importanti. Tu come hai vissuto quegli anni, possiamo ormai dire, sono almeno due anni di difficoltà, e come stai vivendo questo momento? Questo momento è un momento di grandissima gioia per tutti, perché in tutto questo tempo, anche confrontandoci, no, fra tutti noi, abbiamo condiviso questo momento di grande sofferenza, ma di grande attesa, no? E penso che tutti hanno, insomma, come dire, nel tempo coltivato nuove idee, nuovi progetti, hanno sempre, come dire, mantenuto un livello di energia anche molto alto per essere pronti poi a riprendere con tutta la voglia e la felicità. E questo si sente adesso, no? Si sente questa grande necessità di espressione. Quello che io percepisco anche, no, in generale, è proprio questa volontà di adesso di poter dire, di poter cantare, di potersi esprimere dopo un momento comunque di grande difficoltà, in cui insomma, questo è dico una cosa ovvia, però è stato veramente un momento di grande difficoltà per tutti e per gli artisti, in maniera molto molto più forte, proprio per l'incapacità di potersi confrontare con gli altri, di poter avere una connessione, no, con il proprio pubblico, certo, con le idee. Quindi adesso c'è questa possibilità di poter fare, questa gioia si sente questa grande vitalità, e adesso in Puglia come dire, si sente proprio nell'aria, no, questa energia bella e luminosa che c'è in questo momento. Quindi è un momento tanto positivo, quindi siamo molto felici adesso di poter riprendere tutto quanto finalmente. Senti, appunto, siamo adesso in chiusura, però mi interessava un po' il piano. Tu hai già una parte pianificata di tour, l'idea qual è? Quella, tu che sei una performer innanzitutto, di riconnetterti con il pubblico e di suonare dove? Cioè l'ambizione è anche, oltre all'Italia, di andare anche fuori? Sì, adesso, come tu dicevi, abbiamo in programma delle cose molto belle. Adesso già da, insomma, metà luglio iniziamo il nostro tour. Io sono molto contenta finalmente di poter, soprattutto tra i vari progetti, presentare questo disco e di poterlo raccontare. Quindi sono così, non vedo l'ora, ecco, di potermi riconnettere col pubblico.
pubblico e di poter appunto presentare questo progetto che da un po' che ha la necessità, no, di essere raccontato. Quindi questo è per me il primo obiettivo. E poi abbiamo tantissime cose in programma. Io spero davvero adesso di poter ritornare dopo ormai più di 2 anni in Argentina. Questa è una cosa Ah, che sto certo. adesso meditando per ecco, per questo inverno, primavera. E questa è una cosa che sì, mi è mancata tanto. Ecco, questa è sì, un po' una sofferenza che spero di poter adesso recuperare. Però tante cose belle, devo dire che è un'estate molto, molto piena questa, piena di cose belle, per cui davvero c'è uno stato di felicità condiviso un po' fra tutti, quindi sì. Bene, allora io vi ricordo quello che è il disco in uscita in questi giorni a Flor de Pierre, de Piel per Levele Egea Records, il primo disco di Sarita Schena con il suo volto che capeggia proprio in copertina, un album molto emozionale, sicuramente legato appunto ai sud del mondo, dove la Puglia si riconnette anche con Sud America, in particolare con l'Argentina. Sarita, noi ti vedremo dal vivo molto presto e naturalmente ti auguriamo il meglio, ti ringraziamo anche di essere stata con noi, grazie per questa bella e lunga intervista. Bene. E niente, noi naturalmente per Radio Medimex continueremo con le interviste relative ai dischi e agli artisti che sono sostenuti proprio da Puglia Sound Records. E naturalmente andiamo dritti verso le date del Medimex di Bari con la grande chiusura dei Chemical Brothers Live. Quindi l'appuntamento è quotidiano insieme anche agli altri speaker che sono Carlo Chicco, Corrado Minervini e alla regia Paola Pagone. Un ringraziamento, un saluto a tutti da Michele Casella e buon ascolto. Radio Medimex è un progetto Puglia Sounds.